Noi stuprate, torturate, altri uccisi, questi raccapriccianti racconti dell'orrore di questi migranti e di coloro che ruotano intorno a farsi dalle ONG che contrastano gli scafisti ma c'hanno qualcuno a bordo che li informa dove portare i profughi, dagli ufficiali libici che dicono le ONG stiano fuori perché sono loro che vengono a prendere i profughi, da accordi fatti con politici libici che non si sa neanche se comandano o meno. Cioè io, se all'interno abbiamo un Igor che piglia per il culo migliaia di carabinieri e non fa fare una grande figura ai coordinatori delle forze dell'ordine, perché il valore delle forze dell'ordine è indiscusso, evidentemente chi li coordina che non li sa coordinare. Questa famosa intelligence italiana che non riesce a capire la differenza tra un migrante, uno scafista e uno scafista per forza. Viene sparato alla gente perché non gli danno un cappellino, un migrante è stato fulminato perché lo scafista gli ha chiesto il cappellino. Ci hanno i filmati che salgono nelle altre barche, poi quando dopo anni li catturano, dopo un mese li rimettono fuori. Io mi domando, ma quanto può durare questa cosa? In tempi non sospetti, circa 5 anni fa, ma forse appena anche 6, io dichiarai, ma perché non andiamo a prenderli coi traghetti? Cioè vale a dire, i nostri traghetti dovrebbero prendere questa gente nei loro porti, dove potrebbero a terra avere un minimo di controllo, e li dovrebbero portare in Italia a fargli vedere già come stiamo noi, perché prima di dargli il sussidio bisognerebbe fargli vedere a un migrante come arriva a fine mese un pensionato italiano. Se no, se si perde questa dimensione, arriveremo a un certo punto che i pensionati, benché vecchi, si incazzano e rovesciano ogni cosa. Con le ultime forze vanno a fare rapine, furti, sparatorie. Perché questa bieca, cieca classe politica insignificante, nominata da non si sa chi, perché ancora non si sa manco quanto si durerà a non votare, ma è lo stesso, perché tanto quando gli italiani vanno a votare si esprimono in maniera deleteria ugualmente, potrà durare. Quanto può durare questa bagarre prima di sfociare in una guerra civile? Dopo sarà troppo tardi, ma anche chi governa, Ghiotti va bene, ma anche l'esagerazione, mangiate anche il tegame, maremma pestata maiala.